Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo di una nuova casa o un nuovo brand. Si chiama Anwek. Anwek ci ha mandato questi dispositivi, fa dei dispositivi domotici per la nostra casa. Vediamo ora che cosa sono. In pratica questi qua sono sia un dispositivo per tapparelle o per tende, dove c'è un motore che fa avanti e indietro, e quindi potete attaccarlo non solo lì ma dove volete voi, e poi abbiamo un telecomando a infrarossi. Ora andiamo a vedere, andiamo a fare un unboxing e vediamo cosa riusciamo a capire su questo prodotto qua. E ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram, Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, ragazzi, e ora sigla. Allora ragazzi, andiamo direttamente a vedere cosa ci hanno mandato gli amici di Anwek per la nostra domotica. Allora incominciamo da questo, che praticamente è un telecomando IR intelligente con sensore di temperatura e umidità per TV box, TV, condizionatore d'aria compatibile con Alexa. Già ragazzi, l'abbiamo già visti questi telecomandi, sono tutti uguali. Andiamo a vedere solamente cosa c'è all'interno. Funziona per Tuya, questo è il telecomando, spellicoliamo, quindi sappiamo già il funzionamento di questo tipo di telecomando qui, e questo è il nostro manualetto. Allora ragazzi, scusate se ho gli occhiali, ma ragazzi non ci vedo più. Abbiamo qua sotto il tastino per fare il pairing qui, e poi abbiamo l'uscita USB per alimentarlo. Questo andiamo, che deve stare sempre sotto alimentazione. Ovviamente ragazzi, questo qui serve solo e soltanto per una stanza, quindi se avete più stanze da controllare, quindi se avete più stanze da gestire, tipo un condizionatore per ogni stanza, avete bisogno di un telecomando per ogni stanza. Già ve l'ho detto, ve l'ho fatto vedere altri telecomandi nel passato, anche qualche settimana fa vi ho fatto un video su un altro telecomando, andate a recuperare che vedete come funziona, perché tanto è sempre della Smart Life oppure Tuya. E potete andare a vedere quello che non lo installerò oggi perché già sappiamo come funziona. Ok, ora passiamo direttamente al dispositivo, questo mettiamolo qui, al dispositivo tapparella. Andiamo a vedere cosa ci hanno mandato. Questo è il dispositivo che ci hanno mandato, andiamo a vedere. Apriamo, allora qua c'è scritto che funziona con Alexa e Google Home, ecco, per la Tuya. Può fare controllo con lo smartphone, smart scene, può essere utilizzato in famiglia e anche con le voci. Produzione NAM mini smart switch modulo, input voltaggio da 100 a 240 volts AC o volt AC, working temp 10 gradi più 40 gradi centigradi, wireless 2G e 4, vabbè, lo sappiamo, non è questo, non dovrebbe essere Zigbee, infatti è wifi, cioè è segnato qua wifi, è un RF, quindi abbiamo possibilità di collegare anche un telecomando, ed è il modello C03. Quindi ora andiamo ad aprirlo e andiamo a vedere cosa troviamo dentro. All'interno troviamo subito un bellissimo cacciavite, poi abbiamo un modulo che già è stato preimpostato con dei cavetti in questa maniera, così ha una staffetta che può essere utilizzata, quindi se lo mettiamo direttamente sul cassone, questo possiamo andare a mettere direttamente sul cassone e quindi fissarlo e bloccarlo direttamente al cassone dove c'è il nostro motore per l'avvolgibile.
oppure ragazzi potete mettere nella scatola di derivazione dove vi piace a voi. Poi abbiamo un manualetto dove ci dice tutto ed è in instruction manual, è in tutto in inglese, è tutto in inglese, vabbè, ma è facile anche l'installazione, ma ora andiamo a vedere. Io ora vi farò un'installazione sul mio banchetto, perché non ho qua un motore, non penso di poter comprare un motore. Comunque funziona su Smart Life e ora lo andiamo a vedere. Poi ci hanno dato pure un telecomando, perché questo qui è un RF pure, quindi questo qui va a sentire anche i comandi di questo telecomando qui, che possiamo mettere dove vogliamo. Andiamolo ad aprire e all'interno troviamo questo telecomando con tre tasti dove apri, stop, chiudi, quindi open, closed, stop. Qua abbiamo la possibilità di poterlo fissare a parete, non ci sembra il caso, e poi ci sono i biadesivi che vanno uno qui e uno qui. Non sapevo di questa cosa, ma ci hanno dato anche una batteria 2032, quindi funziona come una batteria 2032, e noi andiamo a posizionare, si apre questo cassettino, apriamo la batteria 2032 che ci hanno dato in dotazione, andiamola ad aprire, spacchettiamola, ci facciamo vedere il nostro cercafase. Ci dice il cassettino, ci dice che il positivo, che sarebbe la parte liscia, va verso sopra, che c'è il più sopra, quindi va posizionata qui in questa maniera. Come lo mettiamo? State attenti ragazzi, perché è molto semplice a rompere tutto. Non entra. Come lo facciamo entrare? Ah, ecco che ragazzi, si entra da un lato e poi entra dall'altro. Andiamolo a posizionare qua dentro. Ok, il nostro feedback che funziona è la lucina che compare nei tasti, non so se riuscite a vederlo. Ok, va bene ragazzi, a questo punto andiamolo a installare direttamente, andiamo a vedere come funziona. Ci vediamo sempre sul banco tra qualche istante. A dopo. Allora ragazzi, andiamo a vedere ora. Abbiamo qui i simboletti del motore, questo è il motore in chiusura, questo è il motore in apertura, questa è la L come fase, se ci fate caso qui nel motore L1 e L2 non ci hanno messo il cavo, abbiamo la N col neutro e poi abbiamo S1 e S2, sono i comandi per poter mettere il nostro pulsante a tapparella. Quindi ora cosa facciamo noi? Facciamo finta che questa qui è la nostra tapparella, e questi qui sono il nostro motore, che sarà uno che sale e uno che scende, poi andiamo a vedere. Andiamo a posizionare il comando direttamente sul nostro 503. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a prendere i nostri cavetti, ce li portiamo fino alla scheda di derivazione, ok, e abbiamo la possibilità di poter collegare ora il tutto. Allora, la prima cosa da fare è quella di staccare sempre la corrente totalmente, ragazzi, staccatela sempre, in tutti i casi fatevi dare una mano d'aiuto da qualcuno se non siete bravi su queste cose. E andiamo a un pochettino, purtroppo lo devo fare, devo spellare poco poco il cavo e andare a mettere un morsetto di fase. Andiamo a mettere qui e quindi andiamo a alimentare col morsetto di fase anche questo. Quindi la L, il filo nero, andrà collegato al filo di fase. E qua noi abbiamo ora anche un neutro e poi abbiamo i due fili che saranno la tapparella, che servono per fare sali e scendi. Quindi cosa facciamo? Il filo bianco è questa lampadina e il filo verde è quest'altra lampadina. Dobbiamo passarli nel nostro cassonetto in questo caso, quindi facciamoli passare di qua dal nostro cassonetto che abbiamo detto immaginario,
facciamo passare per benino. Guarda caso si è andato ad attaccare qua dietro, il bello della diretta, e il verde da quest'altra parte. Allora a questo punto gli diamo, spegliamo un po' meglio e mettiamo il verde sul morsetto, lo mettiamo su S2. Scusate, il filo verde lo mettiamo su L1, quindi andiamolo a inserire su L1. Ci hanno dato anche il cacciavite fatto apposta per poterlo inserire. E lo tiriamo indietro così abbiamo più spazio. E il filo bianco lo andiamo a mettere sul morsetto L2, quindi spegliamo un po' così, lo inseriamo e andiamo a stringerlo. Ok, a questo punto noi abbiamo posizionato sia la fase sia i due fili che fanno sale e scendi della tapparella. Dobbiamo andare a alimentare col neutro. Per alimentare col neutro andiamo a prendere un altro morsettino, io in questo caso uso quello rapido per essere più veloce, lo colleghiamo qua, qua lo spegliamo poco poco e lo vado a collegare al neutro sempre, così il nostro dispositivo è alimentato. Ora dobbiamo andare a fare S1 e S2, che sono il filo arancione e rosso. Questi li dobbiamo andare a collegare direttamente sul filo, sul nostro doppio pulsante. Il nostro doppio pulsante in questo caso abbiamo L1 e L2, 2 e 1. Andiamo a prendere per esempio S1 e lo andiamo a mettere su 1. Quindi lo dobbiamo spellare poco poco perché i contatti sono troppo piccoli fatti. Togliamo anche l'altro. Ok, e andiamo a mettere il filo arancione, che è S1, sul morsetto 1 e stringiamo. Prendiamo il morsetto S2, che è quello rosso, lo mettiamo sul morsetto 2 e stringiamo. Ok, ora qua ci tocca, dove c'è L1 e L2, fare un ponticello. Quindi dobbiamo andare a prendere un pezzettino di cavo, anzi ne prendiamo due perché faremo un ponte tra qua e qua, e più dobbiamo andare a alimentare con l'alimentazione positiva. Quindi cosa facciamo? Spegliamo questo cavetto, questo filo, spegliamo anche questo, lo andiamo a collegare insieme, lo andiamo a mettere sul filo L2. Ovviamente voi utilizzate dei cavi un po' più grossi, io avevo solo questi. Stringete questi due cavetti e dove c'è L1 prendete un cavo già esistente di questo rosso, spellate e andate a collegare direttamente sul morsetto L1 del vostro doppio pulsante per tapparelle. Mi raccomando, deve essere per tapparelle perché in pratica questo ha un interblock. Se voi schiacciate tutte e due lui si blocca, se voi schiacciate una volta sola, uno solo si apre e si chiude. L'altro filo rosso che c'è restato lo apriamo, lo spegliamo e lo andiamo a mettere nel filo della fase qua, e quindi i nostri contatti sono stati tutti collegati. Ora andiamo a prendere il nostro supporto e lo andiamo a inserire il nostro pulsante. In questo caso io lo metto da questa parte solo per una questione di fili che non arriva, sono un po' corti, ma purtroppo dobbiamo fare questo, e lo andiamo anche a chiudere in questa maniera. Quindi andiamo a mettere la prima vite, la seconda vite,
e due coprifori. A questo punto diciamo che il nostro doppio pulsante è stato alimentato, il nostro dispositivo è pronto, dobbiamo andare solamente a fare il pairing con il nostro dispositivo. Mettiamo anche la placchetta così è più ordinata la cosa. Tutto questo, ragazzi, potete fare anche sulla scatola di derivazione, quindi potete portare tutti i fili dentro la scatola di derivazione e fare tutto lì. Ok ragazzi, a questo punto ci tocca andare a fare il nostro pairing, quindi attiviamo, non è esploso niente di lampeggiare, si è acceso qui un LED. Andiamo a fare il pairing con il nostro smartphone, già dice che ha trovato il nostro un canale wifi Qurtan. Andiamo ad aggiungere, andiamo a mettere la nostra password, metto la password e ci vediamo dopo. Ok, stiamo incrementando ora, dopo aver messo la password al nostro wifi, stiamo incrementando il nostro modulo che già è andato anche su Alexa. Facciamo fine. Aggiornamento immediato, ci abbiamo un aggiornamento, andiamo a fare questo aggiornamento immediato, intanto mettiamo aggiornamento automatico, conferma, poi fa aggiornamento, avvia, aspettiamo l'aggiornamento, continuiamo ad aggiornare, facciamo l'aggiornamento, ragazzi, ci vediamo qua tra qualche istante. Ok, firmo aggiornato, tutto a posto, vediamo se già è collegato, facciamo open mi apre la lampadina, metto in pausa, closed, ok, io penso che ci sarà anche, ecco, infatti c'è anche la possibilità di poter controllare il nostro dispositivo, aprirlo e chiuderlo quando vogliamo, ovviamente è una calibrazione che potete fare direttamente voi sul vostro dispositivo. Ora, ecco, infatti voi vi potete tarare il vostro dispositivo tranquillamente, questa è una gran cosa perché a me piace queste cose qua, quindi se io voglio portarlo al 50% lui si va a chiudere e quando arriva al 50% lui si ferma, e se io vado a 0% lo chiudo completamente e posso chiudere come mi piace. Questa, ragazzi, questa è un'ottima cosa. Ok, invece se l'andiamo a fare con il nostro dispositivo, vediamo, questo qua dovrebbe essere apri, vediamo se è vero. No, questo mi fa, sì, sta aprendo, posso anche fermarlo schiacciando un'altra volta e quindi teoricamente ci dovrebbe dire, vediamo, riapriamo di nuovo, stoppiamo. E questo sarà un bug che non ci fa vedere a quant'è l'apertura del nostro dispositivo. Chiusi. Ecco, sì, ce lo fa vedere. Ah, perché già era chiuso, ragazzi. Ok, ci fa vedere anche, non è un bug, ero io che stavo dormendo in quel momento. Ok. Quindi ci fa vedere anche quando è chiuso al 50%. Quindi sappiamo anche la possibilità di sapere quando è chiuso e quando è aperto e a che punto è aperto. Forward, vediamo che cos'è questo forward, back motor director. Ah, possiamo cambiare la versione, sia se abbiamo sbagliato i tasti possiamo cambiare direttamente la versione del motore, quindi possiamo metterlo o a destra o a sinistra, questo potete fare voi come vi piace a voi. Button dovrebbe associarsi al nostro bottone che abbiamo qua, che ora vediamo come si fa a associarlo, che in questo caso non è associato, dobbiamo andare a capire come si associa, forse si associa di qua, vediamo. No, ora lo vediamo, lo vedo io come si associa il bottone. Ok, qua possiamo mettere dei tempi, pianificare dei tempi, e qua possiamo andare a fare
Ah, ecco, qua possiamo andare a monitorare i nostri telecomandi, quindi da qua possiamo anche inserirci il nostro telecomando perché è un nostro telecomando RF, quindi qua possiamo mettere anche questo oppure mettere il nostro switch, quindi button, ok, vediamo se riusciamo a farlo inserire. Ma qua abbiamo la possibilità di calibrare, quindi possiamo calibrare tutto il nostro dispositivo. Ora poi questo lo fate voi, io qua non lo posso fare perché non ho la possibilità di poterlo calibrare. Qua possiamo mettere la direzione, ok. Andiamo qua sopra sul pennino, vediamo che cosa c'è. Allora, qua ci dice che possiamo far funzionare con apparecchiature di terze parti tipo Alexa e Google Home, info del dispositivo, scenari istantanei, possiamo fare dei scenari, creare dei gruppi, quindi se abbiamo tante di questi qui, tante tapparelle, possiamo chiudere e aprirle come vogliamo noi, controllare la rete, condividere con il dispositivo, quindi se abbiamo qualche familiare e vogliamo condividere questo dispositivo lo possiamo fare, messaggio di notifica, setting, rete disponibili, notifica off. Offline lo possiamo attivare, feedback e aggiungere lo schema home, aggiornamento del dispositivo e rimozione del dispositivo. Vado a vedere come si fa a far funzionare questo. 5 minutes later. Ok ragazzi, per fare il pairing del tastone che finalmente ci sono riuscito, apri, stop e closed. Si fa così. Allora, vediamo se mi ricordo, vado su More, dove c'è scritto qua RF Remote Setting, andate qui e dovete fare il pairing, io già l'ho fatto, quindi bottone 1, bottone 2, bottone 3, quindi vi dice Open, schiacciate questo, tenete schiacciato Open, ora mi dice fallito perché già l'ho registrato, pairing fallito, dovrei cancellarlo. E la stessa cosa per gli altri bottoni, quindi e poi da qua stesso potete anche utilizzarlo, semplicissimo. Se per caso ragazzi non, cioè se per caso non succede niente, in tutti i casi potete anche farlo funzionare con questo telecomando. Ok, vado a preparare tutto e memorizziamo anche questo prodotto. Allora ragazzi, spacchettiamo anche questo, lo memorizziamo pure, mettiamo qui, facciamo, lo colleghiamo su una batteria perché non ho come poter fare. Andiamo a fare a premere pairing. Vediamo se direttamente lui ce lo trova. Il pairing si fa direttamente da qua, da questo pulsantino. Teniamo schiacciato qualche secondo. Ok, andiamo a vedere se c'è qualche LED che lampeggia. Non c'è niente. Facciamo più. Aggiungi un dispositivo. Dobbiamo accenderlo. Eccolo qua, l'ho trovato, lo aggiungiamo con la nostra password, è a posto ed è pronto. L'ha trovato anche il nostro Alexa, sta andando a memorizzare. Caricato, abbiamo temperatura, umidità e possiamo aggiungere anche un telecomando. In questo caso vogliamo aggiungere il telecomando di una tapparella, che in questo caso possiamo fare di niente. Allora a questo punto possiamo andare a vedere direttamente che possiamo andare a fare una TV, un set box, un aria condizionato, un fan, TV box, le solite cose che sappiamo già perché già vi ho fatto un video apposta su questo tipo di apparecchiatura, quindi andate a vedere il video perché sono tutti uguali ragazzi, è inutile che vi faccio rivedere come si fa a installare un condizionatore perché è inutile, già lo sapete. E qua abbiamo i sensori di temperatura, il Wi-Fi Smart Thing Blaster, molto probabilmente in questo caso non si vedrà, ma c'è qualche LED qua dentro all'interno e lui è bidirezionale, quindi potete metterlo come vi piace a voi e lui andrà ad accendere e spegnere il vostro condizionatore tranquillamente. Ok ragazzi, passiamo ora alle conclusioni. Ok ragazzi, a questo punto ringrazio Amken che ci ha dato questi prodotti da testare. Allora, cosa dire? Il prodottino questo qui della tapparella è fantastico, funziona perfettamente, questo funziona anche bene. L'unica cosa che pecca un pochettino è questo tastone qui che è un po' plasticoso, però ragazzi funziona, l'importante è che non premete con tutta la forza perché sennò
lo rompete è fatto proprio sempre un po' deboluccio, ma se facciamo le cose per bene, vabbè. Ok ragazzi, ringrazio anche a voi che siete stati qua a vedere questo video finora. Io che cosa vi devo dire? Se sono stato utile lasciate un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram, Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook. Ragazzi, vi lascio a un prossimo video. Ciao, grazie.